Tutti, oggi siamo qua in un'azienda dell'Alta Padovana a vedere le nascite in campo del prodotto Sole Mix che vendiamo come Tecnozoo. È un prodotto strutturato da due frumenti più l'avena, varietà tardive di prima riproduzione con diverse altezze. Il miscuglio è composto da due frumenti, uno di taglia più alta e uno di taglia più bassa, che si fanno l'impalcatura più l'avena. Il prodotto ha la duplice attitudine, quindi si può fare il trinciato diretto alla fine di maggio oppure il fieno. Essendo un fieno povero di potassio e nitrati, lo possiamo consigliare anche per l'asciutta delle mani. E questo viene fatto alla metà di maggio il fieno, viene anticipato una decina di giorni. Vediamo che con l'inverno il prodotto si mantiene molto bene, anche essendo le varietà di prima riproduzione sono molto resistenti anche alle ruggini. Vediamo lo spaccato della composizione del miscuglio. Possiamo vedere l'avena predomina, né il frumento, la parte più grande della composizione del miscuglio, quindi la maggior parte dei semi sono frumento. Adesso l'avena è più sviluppata perché ha le foglie più grandi e la vediamo di più, e dopo vedremo praticamente il contrario. Questo miscuglio ha una semina che va dai 180 ai 250 kA a seconda di quando lo andremo a seminare. E il prodotto si presenta molto bene. Non è stato concimato con niente, è stato solo concimato prima della ratura con del liquame e dell'etame, apportando circa 150 unità di azoto, fosforo e potassio, e aspetteremo il discorso della levata per poi verificarlo più avanti.